Ormai sono anni che sono online e so per esperienza diretta che quando ti esponi ci sarà sempre qualcuno che sarà in grado di criticarti. Beh, ultimamente ho girato dei video, parliamo della condizione medica, del vaccino contro il Covid. Nei commenti si è scatenato il putiferio. Adesso vi spiego chi sono i complottisti, secondo la scienza, e chi sono le unità tastiera. Vi spiego tutto nel video. Sono il dottor Filiaci e vi do il benvenuto. Oltre 20 anni di esperienza come chirurgo in ambito maxillofacciale e otorinolaringoiatrico. Qui sopra aiuto le persone a capire e risolvere i problemi che più spesso mi trovo ad affrontare nella pratica clinica. Se vi interessano questi argomenti, seguitemi sui miei canali social. La Terra è piatta, ci sono le scie chimiche, all'interno del vaccino contro il Covid c'è il 5G, c'è il grafene, lo sbarco sulla Luna non è mai esistito, i potenti del mondo in realtà sono extraterrestri. Queste sono solo alcune delle teorie complottiste che ci troviamo più spesso a leggere sui giornali. Sono andato quindi a scartabellare e ho cercato di capire perché ci possono essere queste teorie complottiste e sostanzialmente ho trovato 5 cause fondamentali. La prima, le teorie complottiste sono sicuramente più interessanti, di conseguenza il soggetto che si avvicina a queste probabilmente non ha una vita particolarmente entusiasmante. Le teorie sono di conforto, perché sicuramente è meglio averle che non averne. Con le teorie complottiste puoi fare parte di un gruppo e di conseguenza non sei solo. Le tue teorie sono inattaccabili, perché non c'è nessuno che è in grado di avere la conoscenza dei fatti che tu sai. Da queste 5 motivazioni si delinea il profilo del soggetto complottista. Generalmente sono soggetti impotenti, isolati socialmente, con un ridotto coinvolgimento dell'individuo nelle norme sociali. Questo fa sì che il soggetto rifiuti le spiegazioni convenzionali, si distacchi da quelle che sono le fonti ufficiali e questo li aliena ancora di più dalla società che li circonda. Allo stesso tempo però il poter costituire dei gruppi che la pensano allo stesso modo gli dà forza e gli dà sicurezza. Gli dà sicurezza e controllo in un mondo che a loro dire è imprevedibile, che a loro dire non ha regole valide. Sono anche persone che hanno bisogno di sentirsi uniche, uniche perché loro sono a conoscenza di eventi che non sono della popolazione comune, segreti o informazioni che non sono accessibili più e quindi questo lo rende speciale. E ora passiamo a parlare delle unità tastiera. Sono delle persone che si possono trincerare dietro uno schermo, sono persone che sono convinte che il mondo dei social e il mondo della vita reale non vengano a contatto. Sono persone generalmente arrabbiate, sono persone generalmente aggressive. E per spiegare questa aggressività ci sono sostanzialmente due teorie. La prima è la paura dell'altro. Avere una persona di fronte a te che la pensa in maniera diversa ti spaventa e di conseguenza attacchiamo per evitare di essere attaccati. La seconda teoria è la proiezione, cioè noi proiettiamo le cose che ci spaventano di noi stessi nell'interlocutore e di conseguenza vediamo l'interlocutore come il soggetto da odiare. Questi soggetti hanno paura di doversi mettere in discussione, di dover riconoscere che esistono delle alternative valide al proprio pensiero. Non so quale sia il complotto e quale sia la verità. Penso soltanto che dovremmo cercare di capire che ci sono persone che la pensano in maniera diversa da noi e dovremmo accettarli per questo.